La domanda non era fuori luogo, non era una domanda che arrivasse a sorpresa. Era domanda di senso quella che il dottore della legge pone a Gesù, perché per gli ebrei la legge non è soltanto una delle strade per rispondere a Dio, la legge è la risposta. Quando sul monte Sinai il Signore Dio dà la legge a Mosè, quando il Signore Dio scrive sulla tavola, sulle pietre, la legge che noi ricordiamo e abbiamo ereditato, i 10 comandamenti, non è il Signore Dio che prende l'iniziativa di dare quella legge, non è il Signore Dio che decide di dare la legge agli uomini. Certo decide lui, ma è Mosè, a nome del popolo, che gli dice: considerato mio Signore, mio Dio, che tu hai dato tanto al nostro popolo, ora il nostro popolo ti chiede come, in ragione dell'alleanza, deve risponderti. Digli la strada. Qual è la strada? E Dio recupera dal cuore dell'umanità stessa il percorso della risposta. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me, non rubare, non uccidere, non commettere adulterio. Quella legge è richiesta dagli uomini, in altri termini, per il popolo dell'antica alleanza, per poter essere parte contraente dell'alleanza con Dio, deve dare qualcosa, e per poter dare qualcosa deve rispettare la legge. La legge è la via della salvezza. La profezia è quella che la spiega, la legge. La legge è il patrimonio, le chiavi per entrare in paradiso. Ora, al tempo di Gesù, i 10 comandamenti si sono moltiplicati, fermo restando che ne sono 10, per 1000 cavilli, per 1000 sottotitoli, per 1000 clausole. Dico 1000 per dire tantissime, ma erano 700 più o meno i precetti che il buon ebreo doveva seguire. Erano tanti. Se è la legge, e allora la legge si moltiplica fino ad incidere e a invadere la libertà delle scelte, la possibilità di un percorso che sia in qualche maniera rispondente anche alla propria sensibilità. E allora, quando il dottore della legge va da Gesù e gli dice: cosa devo fare per salvarmi? Gesù dice: rispetta la legge. Sì, ma quale delle leggi? Ne tengo tante da osservare che non mi ritrovo più. E allora due, la sintesi. La legge che devi osservare per salvarti, ma per essere felice, è amare Dio al di sopra di ogni cosa e amare il prossimo tuo come te stesso. Comandamento che resta uguale per noi, sintesi di tutti i comandamenti. La legge è questa, è la legge dell'amore, a tal punto che Agostino, Sant'Agostino di Ippona, in tempi successivi alla parola annunciata da Gesù, dirà: ama e poi fai quello che vuoi, perché è l'amore che ti giudica, è l'amore che ti rende libero, è l'amore che mette nel tuo cuore la possibilità di capire ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Anche perché l'uomo d'amore non è in conflitto con gli altri, l'uomo d'amore non è arrogante, non è superbo, non è egoista, non è omicida, non è ladro. È uno che sa entrare nella logica del dialogo e nella possibilità del dono. Anzi, prima di andare poi alla radice stessa dell'amore, ritengo che a giusta ragione la liturgia di oggi, per chi avesse in qualche maniera ancora qualche perplessità, sì, vabbè, uomo d'amore, ma poi ne possiamo fare tantissimi, perché là la nostra vita, la nostra esperienza, la nostra storia, ma cosa significa essere uomo d'amore? Il libro dell'Esodo dice, vuoi qualche esempio, per esempio, no? Dico, non molesterai
forestiero non lo opprimerai. Per esempio, 2000 anni fa, non lo molesterà. Ho letto oggi sul giornale che ci sono bande di ragazzi a Napoli, che fanno di tutto e di più per offendere gli immigrati a Porta Capuana, al Vomero. Li ho visti anch'io, sotto gli occhi incuranti di tutti. Fermo restando che qui è detto che bisognerebbe dare l'accoglienza, però questo è un altro discorso che poi apre scenari in tempi di mobilità che sono quelli che sono. Anche perché dice una cosa, lo diceva agli ebrei da allora, dice: perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non ci sta da dimenticare che ognuno in qualche epoca è stato forestiere da qualche altra parte, per cui, ma sapete, la storia non insegna. Anche le scene che abbiamo visto ultime, che sono diventate spettacolo da moltiplicare all'infinito, fermo restando la gravità dei delitti di chi l'ha commesso. Le storie sono sempre uguali. Poi dopo ci stanno i pentimenti storici, no? Rispetto a quelli che... Sono una parentesi. Sempre quando ci sta liberamente dato anche del più grande criminale un omicida, è perché un omicidio, è perché qualcuno lo permette, perché così... Non maltratterai la vedova e l'orfano, sta scritto qua. Se lo maltratti, quando invocherai il mio aiuto, tu vuoi sapere che significa amare il prossimo? Dai giustizia a chi giustizia ti chiede. Non parliamo poi di quello che dice dopo: se qualcuno ti chiede qualcosa in prestito, non fargli usura, ma questo è altro tempo, cioè queste sono altre cose. In un tempo come il nostro, per l'amor di Dio, è tutto chiaro, in cui l'economia è stata perfettamente nelle regole dell'etica, che ha rispettato le persone, che ha dato dignità. Questo era chiaro già da allora che... E poi conclude, dice: se tu hai preso il mantello, impegno di un povero, non far chiudere la giornata senza averglielo restituito, perché non puoi lasciare nel freddo. Un mantello può essere una casa, può essere un lavoro, può essere la dignità, anche perché quando uno è nudo è spogliato. Comunque là sta scritto che per amare il prossimo, chiaro, immediatamente tu non devi fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Amare il prossimo significa creare le condizioni che l'altro abbia la tua stessa dignità. Non rubare la dignità agli altri, non negarla. Allora tu vuoi amare Dio? Bene, ama Dio al di sopra di ogni cosa, ama il prossimo come te stesso, perché non puoi amare gli altri che non vedi se non ami gli altri che ti stanno accanto e vedi. Per cui la tua religione, il tuo culto deve essere dato a Dio se passa attraverso il rispetto, la giustizia, il servizio, la disponibilità fatta agli altri. Il prossimo, ovviamente, partendo da quelli che mi sono più vicini, i miei familiari, i miei parenti, il mio condominio, il mio posto di lavoro, e poi il mondo intero, prossimo, ma attenti. Sappiamo che questo non è facile. E sappiamo che abbiamo sempre dentro di noi, e lo sappiamo, una forma di anemia, un atteggiamento di mancanza, quasi come se volessimo farlo, ma non ci riusciamo, come se siamo impediti nella generosità. C'è un motivo per tutto questo, ma sta sempre nella parola di Dio, nella stessa parola, perché Gesù dice: tu per amare Dio che non vedi, devi amare gli altri, ma per poter amare gli altri, nemo dat quod non habet, nessuno può dare agli altri quello che non ha, devi volerti bene, devi conoscerti, devi perdonarti, devi volerti bene, devi stimarti. Il motivo per cui tu non ami, non sei generoso, non riesci ad essere uomo d'amore generoso, perché stai appiccicato con te stesso, perché hai problemi con te,
perché non sei abbastanza in armonia con il tuo essere. Non sei capace d'amore perché non hai l'amore dentro, e non hai l'amore dentro perché non ti vuoi bene. Fermo restando che volersi bene non significa trovare alibi ai propri comportamenti, non significa andarsi a giustificare su ogni tipo di azione, non significa trovare una via in discesa rispetto alla conoscenza di sé, anche la più critica, anche la più severa, ma significa trovare la certezza della propria accettazione, trovare la strada per dirsi grazie di esserci, per avere la capacità non di aspettare di sentirsi bene per il giudizio degli altri. Per cui se gli altri hanno un giudizio positivo su di me, mi do un giudizio positivo. Se gli altri decidono che io debbo esistere in ragione di una forma di bellezza, di una forma di comportamento, di una forma di società, allora io esisto. No, no, io esisto, e questo è il presupposto dell'amore di me, perché Dio mi ha voluto, e se Dio mi ha voluto così. Io sono creatura sua, sono immagine di Dio, e non sono immagine di Dio se rassomiglio al cliché che la moda più attuale mi propone. Io sono immagine perché Dio è Dio, ed è molto più importante dell'ultimo stilista o dell'ultimo grido di moda. Io sono creatura divina, e se sono creatura divina io mi piaccio perché provengo da Lui. Non è narcisismo, il narcisismo è gloriarsi della propria immagine. È l'accettazione della vita, è sapere di esserci perché c'è una missione su ciascuno di noi. Volersi bene è la medicina del nostro tempo, in un tempo in cui proprio la riduzione a modelli unici ci ha portato alla disistima, alla disaffezione, alla mancanza di fiducia e di armonia con noi stessi. Nemo dat quod non habet. Nessuno può dare agli altri quello che non ha. Per poter amare io devo essere un uomo d'amore. Per poter essere un uomo d'amore io ho fatto i conti con me stesso, la mia generosità, il mio modo di essere, la mia struttura parte dalla gratitudine. Grazie Signore per la vita, grazie Signore per il sole che mi hai concesso stamattina, grazie Signore per la giornata che si chiude, grazie per le esperienze che mi hai fatto fare. E se il grazie non riesco a dirlo perché mi sento ancora turbato per quello che è successo, per come che è successo, Signore, perdonami per non essere stato all'altezza. Oppure, Signore, dammi la forza per riuscire a superare questa difficoltà. Mai deprimersi, mai abbattersi, mai perdere la fiducia in se stessi. I nostri ragazzi, vittime del mercato dell'immagine, finiscono per essere schiacciati dalle poche proposte in giro che sono massificanti, finendo per non conoscere, non fare l'esperienza della moltiplicità della bellezza, che è bella perché è tale, perché è unica e ripetibile, perché in ognuno di noi, unico e ripetibile soggetto, icona di Dio, è stampato il suo volto. Noi siamo noi perché siamo noi, unici e ripetibili. Non dovrebbe essere il DNA a raccontarci per dire che non ce n'è uno uguale all'altro. È la storia, la vita, se stessi, in ragione di Dio. Ecco perché noi non riusciamo a amare Dio, ecco perché a maggior ragione facciamo fatica ad amare gli altri, perché il problema sta dentro di noi. Quel conosci te stesso di antica memoria, fai conti con solo in Dio riposa l'anima mia, e se ho trovato Lui, che mi manca? E quando ho trovato Lui dentro di me, la sua forza, la sua straordinaria avventura dentro di me, e allora che cosa mi può mancare? Arrivare a Dio per l'accettazione di sé e accettare sé per fare un percorso d'amore per la trasformazione del mondo. La pace arriva soltanto se la pace l'abbiamo dentro. La giustizia sarà praticata solo se noi saremo uomini giusti. L'amore trionferà se avremo fatto l'amore con noi stessi, se avremo non narcisisticamente chiuso
chiuso il discorso sull'immagine, ma avremo creato le condizioni per volerci bene, malgrado noi, benché noi. Il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola.